Nonostante il fermo pesca annunciato da Coldiretti Impresa Pesca in vigore fino al 27 agosto, interessando diverse regioni e parte delle Marche, sui banchi del mercato del pesce si possono trovare anche prodotti freschi locali, come ci affermano alcuni commercianti. Nonostante il fermo pesca, è presente il pesce fresco locale? Sì, ci sono il pesce fresco, ci sono le nocche che sono vive. Abbiamo le sogliole, sono vive, i suri sono i nostri. Qualcosa si trova. I prezzi sono aumentati? Sulle sogliole e le nocche oggi è un buon prezzo. E dopo va secondo la pesca che prendono. Se prendono di più, un po' di meno. Se pescano abbondanza, cala, e se ce n'è poco, aumenta il prezzo, sicuramente. Quindi. Affluenza dei clienti invece? Clienti fanesi e poi anche il turismo. Quest'anno mi sa che non ce n'è tanto. Trovano tutto. Il pesce c'è uguale di prima. La triglia, la sogliola poi c'è proprio che qui da noi la pescano. Beh, i prezzi un pochino ci sono aumentati, la sogliola, quelle lì ce ne sono meno, un po' sono aumentati, ma mica esagerati. No, sul pescato locale sì, non è uguale, certamente. Si può rimediare qualcosa di fresco. No, se vuoi mangiare due pesci freschi, se vai dal persona giusta, li mangi. Non bisogna azzardare troppo perché non sono tutte le persone giuste. I prezzi? I prezzi invece no, sono aumentati. I prezzi sono... Sì, le soglie che vendevamo 12 sono quasi il raddoppio, 20, quindi anche la gente è più restia a venire. Secondo Coldiretti, per non cadere in inganni pericolosi per la salute, occorre garantire la trasparenza dell'informazione ai consumatori dal mare alla tavola, estendendo l'obbligo di indicare l'origine anche ai menù dei ristoranti con una vera carta del pesce. Passi in avanti sono stati fatti anche sull'etichettatura nei banchi di vendita, dove occorre però l'indicazione della data in cui il prodotto è stato pescato. Per effettuare acquisti di qualità al giusto prezzo bisogna verificare sul bancone l'etichetta, che per legge deve prevedere l'area di pesca e la provenienza. Sono a conoscenza del fermo pesca e ho acquistato del pesce azzurro. Di solito come lo cucina? Il pesce azzurro? Fritto. Che tipologia di pesce acquista di solito? Informata? Oggi c'è in atto il fermo pesca. Di solito è il pesce che pescano qui nel nostro mare, pesce fresco di giornata, non vado a prendere né pesce surgelato né pesce importato.